La sirena di Palermo, dal libro degli errori di Gianni Rodari. Una volta un pescatore di Palermo trovò insieme alle reti una piccola sirena. Si spaventò e stava per lasciar ricadere le reti in mare quando si accorse che la sirena piangeva e non ebbe più paura. «Perché piangi?» le domandò. «Ho perduto la mia mamma. E com'è successo?» «Giocavamo a nasconderci tra gli scogli. Mi sono allontanata troppo dalle mie compagne e non le ho più trovate. È da 2 giorni che nuoto in cerca di loro, in cerca di qualcuno. Non conosco la strada per tornare a casa.» «Il mare è grande», disse il pescatore sorridendo alla sirena. Era una sirena bambina, alta poco più di una bambola. I suoi capelli biondi erano fradici. Dalla vita in giù le sue squame di pesce scintillavano al sole. «Portami con te», disse la sirena. «Io non so dove andare.» «Ti porterei», rispose il pescatore, «ma ho già 5 figli da mantenere. La casa è piccola e io guadagno poco.» «Portami con te», pregò di nuovo la sirena bambina. «Io non occupo molto posto. Ti prometto che starò buona e non avrò quasi mai appetito. Sentiremo quando sarà mezzogiorno. Allora mi porti? Nasconditi in questa cesta. Non voglio che la gente ti veda. Sono brutta. Anzi, sei tanto bellina. Ma la gente trova sempre da ridire e da chiacchierare.» Così il pescatore portò la sirena bambina. Sua moglie brontolò un poco, ma non troppo. La sirena era graziosa, i suoi occhi erano buoni e allegri. I bambini del pescatore erano addirittura felici. «Finalmente ci hai portato una sorella», dicevano. Erano 5 maschi e a metterli vicini le loro teste scure sembravano i gradini della scala. «Faremo così», disse il pescatore. «Le prenderemo una carrozzella, perché deve stare sempre seduta. Le metteremo davanti una coperta e diremo che ha le gambe malate. Diremo che è figlia di un parente di Messina e che è venuta a stare un po' con noi.» E così fecero. Il pescatore e la sua famiglia abitavano in un povero vicolo, in un quartiere di vicoli poveri e stretti. Le case erano brutte e la gente stava quasi sempre fuori. Nel vicolo poi c'erano tante bancarelle e vi si vendeva di tutto: pesci, formaggi, abiti usati, qualsiasi cosa. Di sera ogni bancarella si accendeva e quella luminaria metteva addosso una festosa allegria. La piccola sirena, seduta nella carrozzella fuori dalla porta di casa, non si stancava mai di quello spettacolo. Tutti la conoscevano e tutti si fermavano a salutarla. Ogni donna che passava, pensando alla sua malattia, si fermava a farle una carezza e le diceva una parola gentile. I giovanotti scherzavano con lei e fingevano di litigare tra loro per sposarla. I figli del pescatore non parlavano che di lei, erano orgogliosi della sua bellezza e le portavano ogni giorno piccole cose che trovavano nelle scorribande sui vicoli. Una scatola di cartone, un giocattolo di plastica, tante piccole cose così. La sirena adesso si chiamava Marina. Una sera la portarono a vedere il Teatro dei Pupi. Chi non l'ha visto non sa com'è bello. Sul palcoscenico del teatro i guerrieri nelle armature splendenti compiono imprese meravigliose, battendosi in duello con coraggio. Le principesse portano anche loro la corazza e la spada e non sono meno ardimentose dei paladini. I loro nomi sono nobili e sonori: Orlando, Rinaldo, Carlo Magno, Guido Santo, Angelica, Brandi Marte e Biancofiore. Marina era incantata e felice. Quando poi fu l'ora di andare a letto, cominciò anch'essa a raccontare. Sapeva storie meravigliose, le aveva imparate quando viveva nel mare con le altre sirene. Per esempio, sapeva la storia di Ulisse e dei suoi viaggi, e di quella volta che passò con la sua nave accanto all'isola delle sirene. Chi ascoltava il canto delle sirene subito si gettava in mare per rimanere con loro. Ulisse voleva udire quel canto, ma non voleva dimenticare né perdere la strada di casa. E così l'astuto capitano riempì di cera le orecchie dei suoi marinai perché badassero alla nave,
ma nelle proprie orecchie non mise nulla. Poi si fece legare all'albero maestro per non provare la tentazione di gettarsi in mare. Le sirene gli cantarono le loro canzoni più belle ed egli pianse ascoltandole. Pregò i compagni di scioglierlo, ma i suoi compagni avevano le orecchie tappate, non udivano e non capivano nulla. Da quella volta Marina non cessò mai di raccontare. Erano storie di tutti i popoli e di tutti i tempi, delle genti che l'una dopo l'altra avevano messo piede sulla terra siciliana o ne avevano corso il mare. Fenici, cartaginesi, greci, romani, arabi, normanni, francesi, spagnoli, italiani. E storie di pesci, di mostri sepolti negli abissi marini, di navi affondate e spolpate lentamente dall'acqua. Intorno alla sua carrozzella nel vicoletto c'era sempre un crocchio di bambini. Sedevano silenziosi sui gradini della casa del pescatore, si accoccolavano sul selciato, spalancavano i loro occhi di carbone e di diamante e non erano mai stanchi di ascoltare. Ogni persona che passava si fermava un momento e quando andava via si asciugava una lacrima. Quella bambina è una sirena, dicevano i vecchi pescatori. Guardate come ha incantato tutti, è proprio una sirena. Più nessuno ormai pensava a lei come una povera bambina infelice perché non poteva camminare. La sua voce era chiara e squillante e nei suoi occhi c'era sempre luce di festa.